Oggi ci occupiamo di risorgimento. Voi mi direte perché fino adesso che cosa abbiamo fatto? Ne abbiamo parlato abbastanza, però penso che sia chiaro a tutti che l'unità che stiamo svolgendo si occupa di un processo importante, che è un processo di trasformazione, che vede una situazione iniziale che è l'Italia del 1815, cioè che sarebbe l'Italia del 1815, cioè l'Italia dopo il congresso di Vienna, è la situazione iniziale. Poi abbiamo un'Italia unificata, che è la situazione finale. Nel mezzo tra queste due e la situazione finale avviene, quando avviene l'unificazione d'Italia? 1861, perché nel 2011 abbiamo fatto i 150 anni di unificazione. Nel 61 si unifica l'Italia, ma non c'è ancora Roma Capitale. Roma Capitale arriverà soltanto nel 71, il 20 settembre del 1870 c'è la presa di Roma militarmente. I bersaglieri entrano e conquistano Roma militarmente, il Papa non la prende benissimo, diciamo che un po' si offende, e nel 1871 Roma diventa capitale. Quindi tra il 1815 e il 1871 abbiamo un lungo processo che ha visto nel mezzo una serie di eventi, e l'Italia si è trasformata da una penisola divisa in tanti staterelli diversi in una nazione con uno stato nazionale, un regno per l'esattezza. Arturo, ma perché poi diventa Roma la capitale se l'Italia è unificata al Piemonte? All'inizio la capitale sarà Torino, infatti, sì. Nel 61, poi la capitale verrà spostata a Firenze, e poi una volta conquistata Roma, Roma diventa capitale. Secondo voi perché spostano la capitale a Roma? Per la posizione geografica di Roma, quindi ci dici tu, Arianna? Roma sta al centro e viene più comoda come capitale. Anche, però la capitale di un paese, la capitale di un paese ha un significato non solo e non tanto per la posizione geografica, anche se nella storia del mondo ci sono paesi che si sono inventati delle capitali dal nulla perché volevano centralizzarla rispetto al resto del paese. Faccio un esempio noto a tutti, immagino, del Brasile. Qual è la capitale del Brasile? Brasilia. Brasilia se la sono inventata da niente. Là dove c'era una grande pianura nell'interno del Brasile hanno costruito una città. Non è soltanto la posizione geografica che ha un peso, quindi, ma è anche che cosa secondo voi può aver influenzato questa scelta? No. Il centro dell'economia dal punto di vista dello sviluppo industriale dove stava? A Milano, ma non solo. Torino, ma non solo. Genova. Il ponente genovese era il più grande centro siderurgico e metallurgico d'Europa alla fine dell'Ottocento. Non era, dico, una cosa da poco, no? La chiamavano la Manchester d'Italia, San Pier d'Arena, facendo riferimento a Manchester, che era il più grande centro industriale che ci fosse in Inghilterra, patria dell'industria industriale, quindi aveva un suo senso. Ma perché scelgono di mettere Roma come capitale? Vedono la capitale proprio là dove c'era il Papa, ma la conquistano quei soldati, il Papa si offende e si dichiara prigioniero politico. Non è che i rapporti fossero facilissimi all'inizio. Perché c'erano i romani, grazie a Andrea. Avrà avuto una storia, una tradizione Roma per poterla fare capitale? È il cuore del più grande impero che si fosse sviluppato all'interno del Mediterraneo? Sì, viveva. Roma. Beh, aveva una storia importante? Quindi aveva senso che l'Italia unificata spostasse la sua capitale a Roma, non solo per ragioni geografiche, per ragioni storiche, per ragioni di tradizione, di radici, di identità culturali, sì, e anche perché i Savoia stavano in Piemonte, oltre che la Savoia ovviamente, stavano in Piemonte, erano i governanti del regno di Sardegna, e che la capitale rimanesse a Torino avrebbe lasciato l'idea che l'Italia unificata fosse stata semplicemente una guerra di conquista del Piemonte nei confronti degli altri stati italiani. Togliere la capitale da Torino era un atto dovuto nei confronti della nazione intera da parte dei Savoia. Tant'è vero che prima ancora di conquistare Roma la capitale è stata per un periodo spostata a Firenze, perché era un po' più centrale e anche quella è una città con grandissima tradizione. E poi finalmente, una volta conquistata Roma, è stata spostata a Roma nel 71 la capitale. Perché all'unificazione italiana si è arrivati attraverso moti insurrezionali, spedizioni armate fatte da corpi di volontari, come quella dei Mille di Garibaldi, e anche attraverso tre guerre che vengono chiamate guerre di indipendenza, che sono guerre che fanno il regno di Sardegna contro l'Austria per conquistare gli stati italiani. Ci interessa che riusciate a capire i concetti fondamentali di questo processo. Per farlo ci aiutiamo con delle diapositive.
Questo è l'indice delle nostre diapositive, l'Italia dopo il congresso di Vienna, il dibattito risorgimentale, abbiamo già visto alcune cose sulle idee del risorgimento, abbiamo parlato di federalismo, abbiamo parlato di liberalismo, non c'erano solo loro ovviamente, c'erano anche i democratici, i repubblicani e altri, cerchiamo di capirne qualcosa, poi vediamo il 48, la prima guerra indipendente, vediamo quello che qua avete in sintesi in un testo, lo vediamo sulle diapositive, fino alla nascita del Regno d'Italia. Partiamo subito con un quadro, perché? Partiamo con un'immagine che riesce forse ad evocarci qualcosa. Il quadro è di Francesco Hayez, è intitolato La Meditazione, 1850. Perché vi racconto questo? Perché il Risorgimento, sono state delle guerre di indipendenza, sono state delle spedizioni di militari irregolari come i garibaldini, che fanno la spedizione dei Mille, che sono un corpo di volontari. È stato un processo rivoluzionario, che ha coinvolto soprattutto i giovani, ma ha coinvolto la letteratura, ha coinvolto l'arte, ha coinvolto la musica. C'è stato in parte, anche se per molti anni è stato tenuto un po' sottostimato, c'è stato anche un movimento che potremmo definire popolare, di appoggio al Risorgimento. Anche se popolare è un termine generico che ci dice poco, perché le classi popolari spesso il Risorgimento l'hanno subito piuttosto che averlo partecipato, ma sicuramente le borghesie nazionali, io dico le borghesie nazionali e non la borghesia nazionale. Non ho capito. Perché c'era la grande, la media e la piccola borghesia, solo per questo diciamo le borghesie nazionali, perché di borghesia non ce n'è una sola, è giusta l'osservazione di Francesca, ma perché diciamo le borghesie nazionali? Perché erano vari stati, perché c'era la borghesia del Piemonte, c'era quella della Lombardia, del Veneto che stava nel Lombardo Veneto, ma sotto gli Austri, c'era quel poco di borghesia nazionale che stava nel Regno delle Due Sicilie, stava anche nello Stato Pontificio, nel Gran Ducato, dei diversi stati italiani. Quindi le borghesie nazionali cominciano a elaborare delle idee per unificare l'Italia. Perché questo quadro? Perché anche la pittura si è messa a servizio del Risorgimento, o meglio, anche gli artisti erano coinvolti da questo punto di vista. Voi mi direte, cosa ha a che vedere questa roba con il Risorgimento? Perché non è un quadro che non ci dice nulla. Francesco Hayez ha dipinto questo quadro nel 1850, quindi c'era già stata la prima guerra di indipendenza. Era già successo un 48 in Italia e in Europa, conoscete questa espressione? Sì. Ai miei gliel'ho già raccontato, quindi la terza sì la conoscono? È successo un 48, sapete che cosa significa? Fischio, vai! Che nel 48 è successo una grande rivolta. Sì? Quindi dire che è successo un 48 vuol dire è successo un grande caos. Caos. Per esempio, se qualcuno fosse entrato qua mentre confluivano le due classi insieme in quest'aula avrebbe detto: mamma mia, cos'è questo 48? Che è un sinonimo di caos. È successo un 48, perché nel 48, non solo in Italia ma in Europa intera, è successo di tutto. È stato l'anno delle rivoluzioni, sono scoppiate rivoluzioni a Parigi, a Vienna, a Londra, a Berlino, a Roma, a Venezia, a Milano, a Napoli, tutte le principali città europee, a Madrid, a Lisbona, tutte le principali città europee sono state coinvolte nel processo rivoluzionario. Grandi rivoluzioni. Nel 50 Hayez dipinge questo quadro. In Italia c'è stato il 48, ci sono state le 5 giornate di Milano, c'è stata la Repubblica di Venezia, la Repubblica Romana. Allora, che cosa succede? Dopo tutte quelle rivoluzioni, nel Veneto sotto il dominio austriaco riescono a mettere in piedi una Repubblica Venezia che durerà pochissimo e verrà repressa nel sangue. Nella Roma papalina, cioè nella Roma del Papa, dello Stato Pontificio, riescono a mettere su una Repubblica rivoluzionaria, parteciperanno lo stesso Garibaldi, anche Giuseppe Mazzini parteciperà alla Repubblica Romana. È una grande rivoluzione. Nel 50, con le rivoluzioni sconfitte, Hayez dipinge questo quadro, La Meditazione. La signorina rappresentata lì seduta, a seno scoperto e vestita di bianco, perché ci dà l'idea dell'innocenza, della purezza, ci dà l'idea di una persona non particolarmente allegra anche. Questa meditazione è l'immagine di una donna che riflette, che pensa su qualcosa. Rappresenta l'Italia che sta pensando a come liberarsi dagli austriaci. Lo stesso Hayez dipinge un altro quadro, sempre intitolato La Meditazione, un anno dopo, dando anche un'immagine molto diversa. È la stessa donna di prima, ma in questo caso lo sguardo è rivolto verso lo spettatore, verso il pubblico, verso chi guarda il quadro, ed è quasi uno sguardo di sfida, è uno sguardo un po' torvo, dal basso verso l'alto. Perché
sotto le sopracciglia, sta guardando il pubblico, in mano a un libro. Spesso questi quadri di carattere religioso venivano rappresentati con una Bibbia tra le mani. Non ha una Bibbia tra le mani, ma ha la storia d'Italia tra le mani, e su quel libro ci sono impresse le date delle 5 giornate di Milano, cioè della rivoluzione che hanno fatto i milanesi contro gli austriaci. Questo quadro verrà esposto alla Pinacoteca di Brera, la principale galleria d'arte di Milano. In mano ha un crocifisso, come per dire che la religione può aiutare i patrioti a liberare l'Italia dall'oppressione dei tiranni. L'oppressione dei tiranni sarebbe l'oppressione di chi, secondo voi? Degli austriaci, dell'impero d'Austria che dominava il Lombardo-Veneto. C'è un cambiamento radicale. La pittura serviva anche ad esprimere quello che oggi faremo con i manifesti murali, quelli che oggi i writers farebbero con le bombolette sui muri. A quel tempo facevano i pittori sulle tele, erano i writers dell'epoca. Qualcuno scriveva sui muri in quel periodo, secondo voi? No. E invece sì. Non con le bombolette, con i pennelli. Vedremo, scrivevano Viva Verdi quando non potevano scrivere Viva l'Italia, esatto. Perché Giuseppe Verdi con la sua musica raccontava della possibilità di un'Italia che si liberasse dalla dominazione straniera con le sue opere, e scrivere Viva Verdi sui muri significava, Arturo? No, Verdi che è praticamente l'acronimo. L'acronimo, bravissimo. Vittorio Emanuele Re d'Italia. Viva Verdi voleva dire Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia. Era un gesto rivoluzionario fare una scritta del genere, perché se vi beccava la polizia austriaca passavate dei guai seri, finivate in galera. Ci siamo? Allora anche la pittura è al servizio del Risorgimento. L'Italia del 1815, la passo molto velocemente, perché l'avete già vista in 7 salse diverse, ci abbiamo fatto anche la verifica sopra, non dovreste avere dubbi. Questa è l'Italia divisa nel 1815. Ci siamo? Manca l'unità nazionale, l'egemonia, cioè il potere in Italia nella maggior parte degli stati, direttamente o indirettamente, ce l'ha l'impero austriaco. La restaurazione voluta dal congresso di Vienna ha messo dei sovrani legittimi dal punto di vista dinastico, ovviamente, della dinastia, ma non li ha messi né a Venezia né a Parma. A Parma ci hanno messo degli amici loro, e a Venezia invece l'hanno messa sotto il controllo diretto dell'impero austriaco, come tutto il Lombardo-Veneto. C'è il ritorno all'assolutismo dopo il periodo delle repubbliche napoleoniche. La sopravvivenza di alcuni stati, in alcuni stati, delle riforme napoleoniche è stata la cosa più importante, l'eredità che ci ha lasciato Napoleone, perché in alcuni stati sopravvive il codice civile napoleonico, e non solo quello. Abbiamo visto anche il catasto e altre cose, molto importante. Io l'ho già fatto in classe con i miei, abbiamo parlato con la professoressa delle file, ci siamo detti forse è meglio chiarirlo per tutti questo elemento, che è molto importante. Tanto per chiarire, abbiamo parlato di impero austriaco, di regno sabaudo, di regno delle due Sicilie. Tanto per chiarire, impero austriaco si chiama anche impero austro-ungarico. Lì vedete i domini degli Asburgo su questa carta, in alto. Nel nord-est di questa carta c'è scritto domini degli Asburgo e sotto regno d'Ungheria. L'impero austro-ungarico diventa poi un'unica unità dal punto di vista istituzionale. Si chiama anche impero asburgico o impero degli Asburgo, che era la famiglia che dominava questo grande impero. È tutta la stessa roba. La potete trovare nominata in 4 modi diversi, ma è sempre la stessa cosa. Siamo d'accordo? Austriaco, austro-ungarico, asburgico, degli Asburgo, è tutta la stessa ciccia. Se parliamo di Regno di Sardegna, come lo vedete su questa carta, lo chiamano Regno di Sardegna, ma lo chiamano anche Regno del Piemonte, perché era la parte fondamentale costitutiva di quello Stato, ma lo chiamano anche Regno Sabaudo, che è l'aggettivo dei Savoia, e lo chiamiamo anche Regno dei Savoia, che è la famiglia dinasticamente che dominava questo regno. Prende il nome dalla regione della Savoia, che come vedete è questa regione qua nell'estremo nord-ovest, che è una regione oggi ormai territorio francese, perché è al di là del crinale delle Alpi. Ci siamo, la regione della Savoia e la Savoie è uno dei dipartimenti dell'attuale Francia. Quindi Regno di Sardegna, Regno del Piemonte, Regno di San Paolo, Regno di Savoia, è tutta la stessa ciccia, d'accordo? Tanto per chiarireci sui termini fondamentali. Qua vedete scritto Regno delle Due Sicilie, quello lì tutto verdino. Regno di Napoli, Regno di Sicilia, Regno delle Due Sicilie, Regno dei Borbone, Regno Borbonico, è tutta la stessa pappa anche in questo caso. Usiamo 5 modi diversi di denominare lo stesso Stato. Siccome questo rischia di generare confusione tremenda, qual è il punto? È avere chiari alcuni elementi fondamentali. Queste sono
sono tre elementi molto importanti da avere chiari, perché vengono nominati in maniera diversa, ma sono sempre quelle tre cose lì. Poi abbiamo visto tutta l'economia del Risorgimento, ricordate? Del Risorgimento, dell'Italia nel periodo del Risorgimento, abbiamo visto l'economia, abbiamo fatto il grafico, il debito pubblico del Regno dei Napoli, del Regno del Piemonte, che erano sempre quelli che abbiamo nominato prima. Abbiamo visto le condizioni economiche, va da sé che abbiamo visto anche qualcosa delle condizioni sociali. Abbiamo visto che il nostro sistema industriale era relativamente debole. I primi nuclei industriali si stavano sviluppando dove? I primi nuclei industriali dove si sono sviluppati? Abbiamo fatto tutto il lavoro sull'economia degli stati prioritari per togliervi dalla zucca l'idea che il nord fosse ricco, sviluppato, industrializzato e nel sud fossero dei poveracci disgraziati, regrediti, semitragloditi, primitivi. Poi quando ci siamo unificati vedo il nord ricco e sviluppato si è tirato dietro il sud povero arretrato e se lo trascina dietro ancora oggi. Non era così, l'avete capito questa cosa studiando l'economia? Sì, sì. Abbiamo fatto il grafico, abbiamo visto che era più indebitato il Regno del Piemonte che il Regno delle Due Sicilie, che il Regno delle Due Sicilie dei nuclei industriali se li aveva, che si erano sviluppati soprattutto in quale zona del Regno delle Due Sicilie? Provincia di Napoli, provincia di Caserta. Nella provincia di Napoli, nella provincia di Caserta c'erano i primi nuclei industriali. Gli altri nuclei industriali si stavano sviluppando a Torino, a Milano, a Genova in particolare, è vero? Però aveva le sue industrie nel sud e le stava sviluppando, questo dovevate mettervi nella zucca, non solo il nord, come diceva lei, che è giusto, nel nord comunque si erano sviluppati i centri industriali, d'accordo? Quando poi abbiamo unificato abbiamo eliminato le barriere doganali, la concorrenza dei prodotti del nord hanno spazzato via le industrie del sud, ci siamo fatti la concorrenza da soli. Che è come dire, c'ho una gamba che va leggermente più lenta dell'altra, me la taglio e così vado meglio. Un concetto fondamentale per la costruzione di uno Stato. Allora, l'agricoltura moderna era limitata alla zona della pianura padana, per meglio dire, pianura padana è un termine eccessivo perché era limitata al Piemonte l'agricoltura moderna, alla zona padana del Piemonte. E in parte, solo in parte, quella della Lombardia. Il Veneto era molto lontano da avere un'agricoltura modernizzata. Ci siamo? Ma perché si era modernizzata l'agricoltura in Piemonte? Perché Camillo Benso Conte di Cavour aveva fatto dei grandi investimenti sulla modernizzazione dell'agricoltura, investimenti anche sulle infrastrutture. Si era indebitato, diciamo così, ma i soldi li aveva spesi tutto sommato abbastanza bene. Quali erano le condizioni politiche? L'abbiamo visto: stati regionali piccoli e deboli, dipendenza dagli stati egemoni che erano o l'Austria o la Francia, lo stato pontificio era protetto dalla Francia, come ben sappiamo, debolezza e marginalità dei progetti insurrezionali. I progetti insurrezionali, soprattutto all'inizio dell'Ottocento, erano quelli voluti dalle società segrete, dalla carboneria, ricordate che l'abbiamo vista la carboneria, che organizzano moti insurrezionali nel 1820-21, nel 1830-31, ma le insurrezioni organizzate dalle società segrete in genere non funzionano. Perché non funzionano? L'abbiamo visto. Perché non funzionano i moti insurrezionali delle società segrete? Perché falliscono? Francesca? Perché non erano organizzati e poi perché contavano che il popolo gli venisse dietro. Perché sono appunto società segrete e non hanno contatti con la popolazione. Partivano come un attentato sperando che il popolo insorgesse andandogli dietro e poi spesso si ritrovavano da soli. Ci siamo? Nella serie avanti patrioti, partivano dietro, non c'era più nessuno, arrivava la polizia austriaca, li massacrava e avevamo risolto il problema. Se uno organizza un'insurrezione ma non ha contatti con la popolazione, difficilmente riesce a combinare qualcosa da solo. Ci siamo? Spesso erano intellettuali, studenti universitari, borghesi e piccolo borghesi, ufficiali o ex ufficiali dell'esercito, che speravano di poter organizzare qualcosa. Ma le insurrezioni, abbiamo visto, le rivoluzioni bisogna organizzarle bene per poterle fare. E ci vuole l'appoggio di tutta la popolazione, altrimenti le rivoluzioni non si riescono a fare. È chiaro il concetto fino qua? I progetti insurrezionali delle società segrete erano molto deboli e non riuscivano a portare a nulla. Le principali correnti del dibattito del Risorgimento. Abbiamo visto il liberalismo, ve la ricordate tutti, CED, la scheda sul liberalismo, vero? Le proposte erano quelle di avere una Costituzione, di avere delle riforme, di avere una Lega doganale, l'Unione delle Dogane, perché i liberali spesso erano anche liberisti. Cosa intendo dire quando dico che i liberali erano liberisti? Perché dico che tra i liberali ci sono dei liberisti, che sono quelli che si battono per la Lega doganale? Perché i liberisti si battono per l'Unione doganale, secondo te?
Chi sono i liberisti? Quelli che non volevano. Andiamo un po' oltre tesoro. Liberisti perché non volevano le dogane? Te l'ho detto io che fanno la lega doganale per abbattere le dogane. Ma perché? Perché non volevano le dogane i liberisti? Sono solo degli antipassi i liberisti? Quelli del vostro Tea Party? Ma i liberisti perché non vogliono le dogane? Solo per non pagare le tasse? Qual è l'idea di economia che hanno i liberisti? No tasse? Lui che prima non mi ha risposto, adesso ma risposto. Libero commercio. I liberisti sono quelli che in economia. I liberisti sono quelli che in economia si battono per il libero commercio, per non avere lo Stato che interviene nell'economia, alzando le barriere doganali e facendo il protezionismo, per non avere lo Stato che interviene nell'economia, per lasciare il mercato libero di svilupparsi come meglio ritiene opportuno, attraverso l'iniziativa privata. È chiaro il concetto? Quali sono i maggiori esponenti di questo liberalismo moderato? Vincenzo Giobert. E sotto se avete una brutta parola, che non è un insulto per nessuno, ma c'è scritto neoguelfismo. Che vuol dire? Attenzione, il neoguelfismo è pericoloso, si diventa contagioso, rischia di trasformarsi in un'epidemia. Che cosa vuol dire neoguelfismo? Chi vi può aiutare? Una parola composta da neo più qualcosa, che cosa vuol dire? Neo vuol dire alzare la mano. I Guelfi, durante la lotta tra l'impero e il papato nel Medioevo, ricordate l'anno scorso, i liberi comuni del nord che fanno la guerra contro l'imperatore. Durante la lotta tra l'impero e il papato, nei liberi comuni del nord Italia si svilupparono due partiti politici. E li chiamavano Guelfi, quelli che erano alleati del Papa, e Ghibellini, quelli che erano alleati dell'imperatore. Tra i liberali moderati, il neoguelfismo significa coloro i quali pensavano che per unificare l'Italia fosse importante avere come riferimento politico il Papa. Che cosa vuol dire? Che auspicavano che l'Italia potesse unificarsi e che una volta unificata venisse governata dal Papa. Non volevano eliminare lo Stato Pontificio, volevano che il Papa si mettesse a capo di una confederazione di Stati italiani. Siamo d'accordo? Come dire, una volta che abbiamo la garanzia di un Papa a guida della Confederazione Italiana, nessuno oserà più toccarci. È chiaro il concetto? Neoguelfismo. Gli esponenti del liberalismo moderato abbiamo Vincenzo Gioberti, neoguelfismo, quindi quelli che vedevano il Papa come riferimento politico per una possibile confederazione di Stati italiani, e tra gli altri, sempre moderati, Cesare Balbo, che invece vedeva come punto di riferimento la monarchia piemontese, cioè dicevano, se vogliamo provare a unificare l'Italia, l'unica possibilità che abbiamo è di metterci sotto la protezione della monarchia piemontese, del Regno dei Savoia, e che loro ci guidino all'unificazione dell'Italia. Questo era il pensiero, tra gli altri, di Cesare Balbo. E molti erano schierati su questa posizione. Ci siamo? Cesare Balbo, monarchia piemontese, cioè voleva che l'unificazione dell'Italia fosse fatta sotto, diciamo così, la protezione, l'egemonia, il controllo del regno del Piemonte, del regno di Savoia. Poi abbiamo la corrente repubblicana. I repubblicani facevano un passo oltre, dicevano, ma scusate, abbiamo già avuto le repubbliche dell'epoca napoleonica qua. Sempre nelle idee che abbiamo per unificare l'Italia, un'altra idea importante di cui non avete avuto nessuna scheda e quindi sintetizziamo qua molto rapidamente è il repubblicanesimo, cioè c'erano altri che pensavano che l'Italia dovesse unificarsi ma farla finita con la monarchia e finalmente unificarsi diventando una repubblica. Era la soluzione che volevano i repubblicani e i democratici, soluzione democratica e repubblicana. I maggiori esponenti di questa soluzione possibile dal punto di vista politico, del pensiero politico, era quello di Giuseppe Mazzini, di cui immagino che qualche volta avrete sentito parlare. Poi settimana prossima, se ce la facciamo, organizziamo l'uscita al Museo del Risorgimento, la casa di Mazzini, dove ha abitato Giuseppe Mazzini, qua in via Lomellini. Immagino che sappiate che c'è un museo del Risorgimento, forse qualcuno di voi c'è anche già stato. Giuseppe Mazzini, che aveva casa qua, perché qua è nato a Genova, Giuseppe Mazzini, genovese. Allora, era il massimo esponente dell'idea repubblicana, di chi voleva l'Italia unita, un'Italia unita e repubblicana, farla finita con la monarchia,
quando anche fosse monarchia costituzionale, non la volevano più, volevano una repubblica. Insieme a Mazzini, dal lato dei repubblicani e dei democratici, c'era anche, ma qua non è nominato perché non è un pensatore politico, ma è un uomo d'azione, non è un pensatore politico, ma è un uomo d'azione, insieme ai repubblicani e democratici c'era anche Giuseppe Garibaldi. Io la camicia come so oggi è in onore suo perché è proprio da garibaldino questa. Camicia rossa avevano i volontari che combattevano con Garibaldi. Giuseppe Garibaldi. Basta pensare alla differenza tra i due personaggi, pur essendo entrambi repubblicani e democratici. Se voi avete presente Piazza Corvetto? Sì. Avete presente i giardinetti che ci sono? Sì. Dove c'è la villa? Dove c'è il monumento, c'è una scalinata di marmo, un monumento a una persona messo in piedi sopra una colonna che è messo così, pensante. Quello è Giuseppe Mazzini. Che pensa, in piedi che pensa. Di solito viene rappresentato così. Se voi invece pensate al Teatro Carlo Felice, a Piazza del Ferrari, c'è un monumento equestre, cioè c'è un signore a cavallo, quel signore a cavallo è di fronte al Carlo Felice, in Piazza del Ferrari, in quello slargo, c'è un signore a cavallo. E quello è ovviamente. Garibaldi invece è seduto sopra un cavallo. Uno è un uomo d'azione, un guerrigliero, l'altro è un uomo di pensiero, Mazzini. Un uomo di pensiero che ha messo su un bel po' di società segrete e di scopi rivoluzionari organizzati. Quello che piace a Corvetto invece è Vittorio Emanuele. E infatti non si vedevano molto bene Vittorio Emanuele e Giuseppe Mazzini. Ha messo due monumenti dove c'è Mazzini che pensa che sembra che guardi Vittorio Emanuele dicendo: ma quando è che ci liberiamo dalla monarchia? Ma la Repubblica arriverà soltanto molto tempo dopo. Mazzini, grande rivoluzionario, ricercato dalle polizie segrete di mezza Europa, una specie di terrorista che veniva inseguito da tutti i poliziotti, riusciva sempre a scappare, poi si è rifugiato a Londra, passato per la Svizzera, si è rifugiato in Svizzera, poi addirittura a Londra per scappare dalle persecuzioni della polizia, così come era un grande guerrigliero Giuseppe Garibaldi. L'altra corrente di pensiero fondamentale è quella del federalismo democratico, che avete visto nella scheda sul federalismo, e il principale esponente è Carlo Cattaneo. Non c'è bisogno di ricordarlo, avete avuto una scheda intera sul federalismo, ve la ricordate, se avete problemi mi chiedete. Il 48 abbiamo detto essere un grande scoppio rivoluzionario per l'Europa intera, ci occupiamo in particolare di quello che è successo in Italia, perché il 48, e ce l'avete sulla scheda che vi ho consegnato, è passato alla storia come la prima guerra di indipendenza. Ora, dal punto di vista delle battaglie ci interessa poco. La cosa importante è che, per esempio, a Milano ci sono 5 giornate, le famose 5 giornate di Milano, in cui scoppia una rivoluzione in città. I rivoluzionari tirano sulle barricate, ci sono morti, sparatorie, il tentativo di presa del potere. Fanno un'insurrezione a Milano sperando che il Piemonte intervenga a difesa degli insorti dei rivoluzionari, che li appoggi per liberarsi dal dominio degli austriaci. Ma questo non succede, o meglio, dal 18 al 22 ci sono le 5 giornate, il 23 marzo viene dichiarata guerra all'Austria dal Piemonte, ma Carlo Alberto, che era il re del Piemonte, viene sconfitto duramente. Dal punto di vista militare non ha dato grandi risultati, anzi, con quella guerra di indipendenza non abbiamo conquistato niente e i milanesi che erano insorti sono stati massacrati dagli austriaci, ma ci liberiamo di Carlo Alberto, tutto sommato questo poteva anche essere un vantaggio. Carlo Alberto, si usa questa parola, forse qualcuno di voi lo conosce il significato, abdica in favore del figlio. Cosa vuol dire per un re abdicare? Non so, no, ha già risposto a Angelo Manco, facciamo rispondere a lei che improvvisamente che si dimette. Sì. Che si dimette, esattamente. Un re non dà le dimissioni, un re abdica, che cosa vuol dire? Che prende i simboli del suo potere, la corona e lo scettro, e li passa a qualcun altro. Non può lasciare il posto vuoto e dire mi dimetto, perché non è una carica pubblica normale, elettiva, è un re. Quindi un re in genere lascia il trono al legittimo successore, che può essere il fratello, se il figlio primogenito è troppo piccolo, il figlio. In questo caso ovviamente abdica in favore del figlio Vittorio Emanuele II. Quindi ci liberiamo di Carlo Alberto, che tutto sommato era un vantaggio, perché era un re tutto sommato abbastanza conservatore, non era facile che riuscisse a prendere delle decisioni e in quella fase storica bisognava essere molto abili nel saper prendere delle decisioni, abili anche dal punto di vista diplomatico, bisognava avere una visione un pochettino più aperta. Vittorio Emanuele II non brilla per visione aperta, ma sicuramente offre qualche spiraglio in più rispetto al padre. Il regno di Sardegna non perde niente in questa guerra, ma non guadagna neanche niente, come si suol dire in questi casi, la situazione rimane a bocce ferme, però
conserva il regno di Sardegna lo statuto albertino, cioè Carlo Alberto, prima ancora di dichiarare guerra all'Austria, aveva nel gennaio del 48 aveva promulgato lo statuto albertino. Cos'è lo statuto albertino? È una specie di costituzione. Non si chiama costituzione perché una costituzione vera e propria non lo è, perché Carlo Alberto era riluttante all'idea di dire concedo una costituzione, era come dire divento troppo liberale come re, e quindi concede lo statuto albertino. Attenzione, non è di secondaria importanza, perché lo statuto albertino rimane come costituzione del regno del Piemonte e diventerà la costituzione del neonato regno d'Italia del 1861, e ce lo teniamo sul groppone come costituzione fino a che non entrerà in vigore la costituzione repubblicana. Stiamo parlando del gennaio del 1948, dura 100 anni. Da gennaio dell'848 a gennaio del 1948 lo statuto albertino lì rimane. Non è una cosa da poco. Quindi è un documento particolarmente importante. È il primo embrione di Costituzione che diventerà poi la Costituzione del Regno d'Italia, lo statuto albertino. Carlo Alberto lo concede, poi fa la guerra all'Austria, perde, abdica in favore del figlio e via. Chi era Carlo Alberto? Ci piaceva di farveli vedere in faccia, vero? Carlo Alberto è quel signore lì in alto a sinistra con quei simpatici baffetti. Non certo un Adone, e l'occhio non particolarmente lungimirante. Il figlio, non nel momento in cui il padre ha abdicato, è qua ormai re conclamato, è una delle immagini in cui Vittorio Emanuele II era già stato proclamato re d'Italia, lo vediamo bello corpulento, con i baffoni tipici della moda dell'epoca, che erano i baffi a manubrio, che venivano poi avvitati con la cera. E quello che vedete lì sotto è il documento ufficiale dello Statuto Albertino, quello che concesse appunto Carlo Alberto nel gennaio del 1848, prima di fare la prima guerra d'indipendenza. Come vedete, il nostro buon Carlo Alberto era già re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme. Si mantenevano tutti questi, che poi erano titoli onorifici che poco avevano da contare in realtà, cioè non amministrava Gerusalemme il nostro re. Si apre la fase democratica e popolare del Risorgimento. Il 1848 apre con i tentativi democratici, dicevamo, rinasce la Repubblica di Venezia, siamo nel marzo del 48, viene proclamata la Repubblica a Roma con Mazzini e Garibaldi, è il febbraio del 49. C'è un'insurrezione popolare in Toscana, siamo sempre nel febbraio del 49. La repressione armata di tutte queste rivoluzioni è più che feroce, più che feroce. L'Austria si riprende Venezia, Brescia e la Toscana. I Borbone riconquistano la Sicilia, nella quale erano scoperti i moti rivoluzionari, anche lì. E la Francia di Luigi Napoleone Bonaparte liquida la Repubblica Romana, spazzano via i rivoluzionari a Roma, l'esercito francese. Il 48 dal punto di vista militare è un disastro totale, sia la guerra che le rivoluzioni. Sia la guerra che le rivoluzioni. Però è molto importante perché è la fase democratica e popolare del Risorgimento, dove maggiormente si vede la partecipazione popolare. L'altra volta io qua in classe ho ricordato che il 48 è un anno particolarmente così importante per la storia delle rivoluzioni popolari, così importante per la storia della partecipazione della gente comune alle vicende europee, nazionali e anche mondiali, così importante per la partecipazione per la prima volta delle rivoluzioni di proletariato urbano, ho usato questa parola, ho cercato di spiegare cosa fosse, cioè partecipano anche gli operai, gli artigiani, i lavoratori salariati delle città e delle campagne partecipano a queste rivoluzioni del 48 in tutta Europa. Tanto che un buffo signore con un barbone bianco che si chiamava Carlo, tedesco però, Karl Marx, ha scritto un libro molto importante sul 48, molto importante sul 48, e questo libro inizia con una frase che dice: uno spettro si aggira per l'Europa. Ed era lo spettro della rivoluzione, lo spettro del comunismo, dirà Karl Marx quella volta. Quel simpatico libretto che ebbe molta fortuna editoriale, ma anche molta fortuna politica, si chiamava Il manifesto del Partito Comunista. Non esisteva il Partito Comunista, e non pensate all'immagine che avete, forse qualcuno delle immagini della testa del Partito Comunista, non c'entra nulla, era molto prima che nascessero i grandi partiti operai, questo libretto. Ma lo spettro che si aggirava per l'Europa, il fantasma che faceva paura a tutte le borghesie europee, era il fantasma della rivoluzione, della partecipazione popolare alle rivoluzioni. E questo è un elemento molto molto importante. Cavour nel Regno del Piemonte comincia a prepararsi per cercare di unificare questo benedetto paese, e non solo per modernizzare il paese, e per modernizzare il Regno di Savoia. Fa delle riforme interne, fa un'alleanza con la destra, la destra e la sinistra moderata, una politica economica liberista, quella di Cavour, ormai sappiamo cosa vuol dire politica liberista,
Lo Stato interviene pesantemente negli investimenti sulle infrastrutture, cosa vuol dire? Ci mette un sacco di soldi per la costruzione delle ferrovie. Perché le ferrovie sono a sostegno dell'industria? Domanda. Perché se lo Stato finanzia le ferrovie sta favorendo lo sviluppo industriale? Prevede una risposta corposa e interessante. Perché se io Stato finanzio la costruzione delle ferrovie, spendo dei soldi per finanziare la costruzione delle ferrovie, sto facendo un favore allo sviluppo delle industrie. Perché conviene anche lo Stato? Spendo un sacco di soldi, avete visto il debito pubblico del Piemonte, dove è andato a finire in quel grafico? Perché ha speso soldi nelle guerre e anche nelle infrastrutture. Lui finanzia le ferrovie, perché? Perché gli conviene? Perché anche i funzionari dello Stato prendono il treno per viaggiare. Che ci fai con le ferrovie? Oh, per il trasporto delle merci! Per il trasporto delle merci, ci dice lui, è importante. Costruire la più straordinaria e produttiva industria del mondo, ma se poi le merci che escono dalla mia fabbrica rimangono davanti alla porta della fabbrica o chiuse nel magazzino perché non riesco a trasportarle, sono rovinato. E non solo per la circolazione delle merci, le ferrovie, ma anche perché se io finanzio la costruzione delle ferrovie, le ferrovie che le costruisce, io Stato pago il costo. Ma perché è importante l'investimento sulle ferrovie? Perché sì, favoriscono lo sviluppo industriale facendo circolare le merci, dando la possibilità agli industriali di far circolare i loro prodotti, di far arrivare le materie prime, i pezzi di ricambio per le macchine, di far uscire i prodotti e portarli sui mercati. Le vie di comunicazione servono a quello. Ma in più anche perché? Per costruire le ferrovie cosa ci vuole? I soldi se li mette lo Stato, poi? L'acciaio. O nell'acciaio, le fabbriche. Ci vuole la siderurgia per costruire. Liguria. Perché per finanziare le ferrovie, io il Tassile all'origine si chiamava Ilva e poi è tornata a chiamarsi Ilva dopo. Per costruire le ferrovie io finanzio l'industria nazionale. Se io Stato pago l'investimento delle ferrovie, vuol dire che poi vado dall'Ansaldo a Genova, dalla Breda a Milano, vado nei grandi centri siderurgici del paese e gli faccio una commissione, cioè ordino che mi costruiscano binari, locomotive, vagoni, caldaie. L'industria lavora per costruire le ferrovie, favorisce lo sviluppo industriale, la costruzione di ferrovie, non solo per le ragioni di infrastrutture, ma anche perché per costruire le ferrovie favoriscono lo sviluppo industriale, perché ci vogliono le industrie per costruire le ferrovie, non solo per la questione delle infrastrutture, chiaro? C'è un doppio sviluppo che favorisce, pagato col debito pubblico del Regno del Piemonte, che poi scaricheremo tutto sul Regno del Sicilia una volta che unifichiamo l'Italia. Avete visto gli investimenti in agricoltura di quella tabella dell'esercizio sull'economia, lo ricordate? Gli investimenti in agricoltura dopo che è stata unificata l'Italia sono stati 10 volte maggiori al nord di quelli che sono stati al sud, cioè col debito pubblico, con le casse abbastanza sane del Regno delle Due Sicilie, abbiamo rallentato il debito pubblico nazionale e fatto altri investimenti tutti al nord anziché al sud, e questo ha letteralmente sfavorito il paese. Ma insomma, politica internazionale, cosa fa Cavour? Ha una preparazione, comincia a organizzare l'esercito per fare le guerre in maniera un po' più seria e non fare la brutta figura che ha fatto nel 48, e anche tutta la questione diplomatica, cioè manda un battaglione di soldati a partecipare alla guerra di Crimea. Mi vuoi dire dove sta la Crimea, Burioni? Perché allora, la Crimea, come ci ricordava Andrea, si trova nel Mar Nero, esattamente nella costa nord del Mar Nero. È una piccola penisoletta nella quale a metà dell'Ottocento scoppia una guerra. È una guerra dove si scontrano gli interessi internazionali tra l'Inghilterra, la Turchia, la Russia. Insomma, non entriamo nel dettaglio della guerra di Crimea. La cosa importante è che il piccolo regno del Piemonte decide di partecipare a quella guerra al fianco dell'Inghilterra. Decide di partecipare a quella guerra così lontana dal territorio piemontese e così lontana dagli interessi politici nazionali del Piemonte, decide di mandare un battaglione di soldati a combattere in Crimea. Per quale strano motivo li manderà là? Perché partecipare a quella guerra significava poi potersi sedere al tavolo delle trattative di pace internazionali e sedersi tra le grandi potenze europee a pieno titolo, perché avevi partecipato a una guerra, ci avevi messo dei soldati, possibilmente anche qualche morto tra i soldati. Perché fanno? Perché uno poteva spendersi qualche soldato morto nelle trattative diplomatiche internazionali. La partecipazione ha solo quel motivo, cioè
ritrovarsi al tavolo dei grandi d'Europa come una delle altre potenze europee, il piccolo regno del Piemonte, per poter trattare dal punto di vista diplomatico qualche accordo internazionale che gli consentisse di poter fare la guerra all'Austria senza avere problemi con gli altri, e anzi possibilmente avendo l'aiuto di altre potenze. Aspettiamo di rimanere. Guerra di Crimea. Oh, quando c'è il congresso di pace a Parigi, siamo nel febbraio-aprile del 56, viene posta la famosa questione italiana, cioè Cavour va al congresso di Parigi e dice: bene signori, abbiamo finito la guerra di Crimea, ho partecipato anch'io, abbiamo vinto, adesso ci dobbiamo occupare anche di risolvere la questione italiana, cioè noi vogliamo avere un paese unito e togliere i possedimenti austriaci e di altre potenze straniere sul nostro territorio nazionale, vogliamo costituire uno Stato nazionale. È un problema del quale si devono occupare anche il resto degli europei. Pone la questione dell'unificazione italiana come problema di politica internazionale ed è un passo fondamentale che fa Cavour. Cavour era questo signore con questa buffa barbetta che era la moda dell'epoca, che veniva tagliata sopra e lasciata soltanto sotto, con i suoi simpatici occhialetti. Camillo Benso, conte di Cavour, è lui. Poi fa le riforme interne allo Stato piemontese. 1859, dopo la guerra di Crimea, quindi, parte la seconda guerra di indipendenza. Perché è importante la seconda guerra di indipendenza? Perché questa volta non perdiamo tutto, cioè non la facciamo per non conquistare niente, ma si conquista qualcosa. Il Piemonte organizza una serie di mobilitazioni, provoca l'Austria per far scoppiare la guerra, insomma, fa di tutto per far scoppiare la guerra. Perché nel frattempo si era garantito l'alleanza della Francia, cosa non da poco. Il Piemonte, incassata l'alleanza con la Francia, si permette di andare sul confine con l'Austria e fargli i pernacchi. Li provocavano in modo che gli austriaci invadessero il Piemonte per potergli dichiarare guerra. Quindi provocano la guerra con l'Austria e i piemontesi, perché la provocazione gli consentiva di incassare l'alleanza con la Francia. E interviene anche la Francia. A questo punto, con l'appoggio dell'esercito francese, riescono ad avere delle vittorie militari. Non entriamo sul dettaglio delle vittorie militari, non ci interessano. Sappiamo che il Piemonte, alleato con la Francia, fa la guerra all'Austria e riconquista la Lombardia. Alla fine della guerra viene riconquistata la Lombardia. Il passo seguente è la spedizione dei Mille e la proclamazione del Regno d'Italia. Nel marzo del 60, se nel 59 c'è l'annessione della Lombardia dopo la seconda guerra di indipendenza, nel 60 ci sono i primi plebisciti. Voi tutti già sapete, perché ne abbiamo già parlato, di cos'è un plebiscito. Quindi, è una specie di consultazione elettorale in cui la popolazione che va a votare non elegge nessuno, ma decide su una specie di referendum, ma può decidere se sì o no su una determinata questione, in genere già decisa prima. Così come ha fatto, noi abbiamo visto i plebisciti con Napoleone, giusto? Sì. Napoleone dice: adesso faccio il console a vita, e poi chiede ai francesi: siete d'accordo? Potete dire sì o no? Tanto lo faccio lo stesso, più o meno. Il discorso era più o meno quello. Il plebiscito prevede una partecipazione, però è una partecipazione un po' formale. Ma nel marzo del 1860 questi plebisciti sono molto importanti, perché il Piemonte, il regno dei Savoia, non poteva dire: ho fatto la guerra all'Austria e mi sono conquistato la Lombardia, proprio con i francesi. Ma non poteva dire: anche il Granducato di Toscana, quello di Parma e quello di Modena me li annetto, perché i francesi non sarebbero stati molto contenti di questo, ci siamo? Allora cosa fanno? Organizzano dei plebisciti all'interno di questi regni e dicono tutti: volete essere annessi al Piemonte per fare il Regno d'Italia o volete continuare a stare sotto il controllo diretto e indiretto degli austriaci? Ovviamente questi dicono tutti, i plebisciti hanno grande consenso e vengono Toscana, Parma e Modena si uniscono al Regno del Piemonte. In quello stesso periodo, qualche mese dopo, nel maggio del 1860, il famoso 5 maggio del 1860, parte dallo Scoglio di Quarto, qua a Genova, Garibaldi con i suoi 1089-1090. Parte Garibaldi, parte con i volontari. Perché non parte il Piemonte a liberare il sud dell'Italia? Perché non parte il Piemonte? Perché l'Inghilterra non sarebbe stata d'accordo. Parte la famosa impresa dei Mille, o spedizione dei Mille. Perché Garibaldi prende 1000 volontari, li carica su un par di navi e se ne va fino in Sicilia per liberare il sud dell'Italia? Perché non lo fa il Piemonte? Perché la Francia non sarebbe stata d'accordo. Perché c'era l'Inghilterra che aveva grandi interessi economici nel sud dell'Italia
e anche qualche nave militare, che invece tutto sommato liberarsi dai Borboni agli inglesi non faceva dispiacere. Non faceva dispiacere. E se l'Italia si unificava con il sud dell'Italia, se il Regno d'Italia riusciva ad annettersi anche il sud, cioè il Regno delle Due Sicilie, agli inglesi non sarebbe dispiaciuto, perché significava avere uno Stato forte nel cuore del Mediterraneo e limitare il potere sia dell'Austria che della Francia. Quindi l'Inghilterra appoggiava la spedizione dei mille. Partono 1000 uomini vestiti con un uniforme informale, erano guerriglieri, partono con la camicia rossa, vanno nel sud dell'Italia e cominciano a fare la guerra. C'è una situazione molto controversa nel sud dell'Italia, parte della popolazione appoggia i garibaldini, parte della popolazione invece appoggia i baroni, i latifondisti che avevamo già visto che spadroneggiavano durante il regno dei Borboni. Ci sono molte rivolte contadine nel frattempo, perché quando Garibaldi arriva viene accolto come liberatore, quindi molti contadini decidono di farla finita con parte di baroni, gabellotti, affittuari e quant'altro che abbiamo visto nelle schede precedenti. Quindi spesso taglia la gola al barone, brucia il castello, brucia i documenti e si riprende la terra e il granaio insieme. Insomma, avvengono episodi molto gravi, molto difficili, ci sono situazioni controverse. Addirittura uno degli ufficiali garibaldini, che era un genovese di Novizio, fa fucilare dei contadini, c'è una rivolta contadina a Bronte, molto importante, e i garibaldini fucilano i contadini, quindi fanno la parte più dell'esercito di occupazione che di liberazione. Non entriamo nel dettaglio di Bronte, perché è una situazione molto complessa e ci vorrebbe molto tempo per analizzarla, spesso anche molto fraintesa, la lasciamo stare qua. Diciamo che Garibaldi non fa proprio una passeggiata per liberare tutto il sud dell'Italia, però riesce a far scappare i Borboni. E quando arriva nei pressi di Napoli, a Teano, si incontra con Vittorio Emanuele II e dice, ufficialmente gli stringe la mano, c'è il famoso incontro di Teano tra Garibaldi e Vittorio Emanuele, dicendogli praticamente ho liberato il sud dell'Italia dai Borboni, qua ci sono le chiavi del regno delle Due Sicilie, lo lascio a te, fanno un po' quello che ti pare, cioè unifica il paese. Lui, che era un democratico, un repubblicano, Garibaldi, non era certo contento di dare le chiavi del regno delle Due Sicilie al re del Piemonte, ma lo vede come unica soluzione per poter finalmente unificare l'Italia. Nel settembre del 60 c'è un primo intervento piemontese dello Stato Pontificio che non sortisce grandi cose. Il 26 ottobre c'è il famoso incontro di Teano, quindi tra maggio e ottobre tutto il periodo della rivoluzione garibaldina nel regno delle Due Sicilie. Il 17 marzo del 61 finalmente, come si ricorda sempre il caso, solo il giorno del mese, adesso forse anche l'anno, c'è la proclamazione del regno d'Italia, d'accordo? Abbiamo conquistato anche il sud. Questo è l'itinerario della spedizione del Mille. Vedete che partono da Quarto. Quarto lì è un po' spostato. Come voi sapete è un quartiere di Genova, no? C'è il monumento dove sono i bagni e il capolino dell'autobus a Quarto. C'è un grande monumento. Da quegli scogli di sotto sono partite le navi con Garibaldi e i Mille. Partono da Quarto, fanno una sosta a Talamone, si riforniscono di armi e un po' di altra roba. Sbarcano a Marsala, protetti dalle navi inglesi, fanno lo sbarco a Marsala e poi risalgono tutto il sud per liberarlo finalmente dallo strapotere dei Borboni. Tanto per rendersi conto di chi era Garibaldi, ve lo faccio almeno vedere in fotografia. C'era già la foto, non è un dipinto come potete notare, è un ritratto fotografico. I primi esperimenti fotografici, daguerrotipi, le robe varie, sono degli anni 40 dell'Ottocento. Quindi nel 65 c'è questo bellissimo ritratto fotografico di un Garibaldi che, come vedete, è vestito in maniera un po' curiosa, ha un poncio addosso che è un abito tipico che si usa nella zona del sud del Brasile e del nord dell'Argentina, cioè nella pampa dei gauchos o dei gauchos a seconda che lo pronunciate alla portoghese o alla spagnola, perché lui era stato là a combattere una rivoluzione, era stato là a combattere delle guerre di liberazione. È una sorta di Che Guevara ante litteram, che forse non sapete neanche chi sia, ma lo stesso. Cioè è stato chiamato l'eroe dei due mondi, Garibaldi, in Europa, in Italia in particolare, ma anche in Sud America. Ha combattuto la rivoluzione, che la chiamavano la rivoluzione degli stracci, che era la farroupilha, del sud del Brasile. Ha combattuto a fianco ai rivoluzionari uruguayani, ha combattuto a fianco ai rivoluzionari brasiliani. Ci ha preso una compagna pure in Brasile, la famosa Anita Garibaldi. Da là veniva, dal sud del Brasile. Insomma, un grande. Quando è scoppiata la rivoluzione a Roma, Garibaldi è partito e è tornato di corsa a Roma per saltare sulle barricate insieme a Mazzini e mettere sulla Repubblica Romana contro il Papa. Era un rivoluzionario dei due mondi, considerato un personaggio pericolosissimo, ovviamente, in quanto rivoluzionario guerrigliero.
non grande uomo di pensiero come Mazzini, che era più un teorico, ma uomo d'azione. Questo prendeva i fucili e sparava e organizzava gli uomini in armi. Ed era bravissimo a fare la guerriglia, esatto. Fra l'altro. Sì, questa è una bellissima foto in cui si ritrae Garibaldi. Questa è una delle cartoline che volevo farvi vedere di Garibaldi, perché c'è Garibaldi in tre versioni diverse. Di immagini di Garibaldi ce ne sono milioni in giro per il mondo. Ma qua c'è il primo Garibaldi a sinistra, che è il Garibaldi della Romagna e del Veneto, il Garibaldi che combatte nel 1848. Poi avete il Garibaldi della spedizione dei Mille, con il mantello addosso, con la spada in mano e con un cappello un po' diverso da quello precedente, è il Garibaldi del 1860. E poi a fianco avete il Garibaldi invece ufficiale e comandante di un corpo militare che si chiama Cacciatore delle Alpi e che aveva già cominciato a combattere nel 1859 in Lombardia. Garibaldi è uno che i piemontesi hanno dovuto trattenerlo, anche sparandogli, perché altrimenti lui voleva arrivare fino a Roma, allo Stato Pontificio, non voleva liberare solo il Regno delle Due Sicilie, ma voleva andare alla conquista di Roma, partire dalla Sicilia e arrivare fino a Roma per unificare l'Italia intera. Ha dovuto sparargli a Garibaldi per fermarlo. Qualche anno dopo ci ha riprovato, voleva andare alla conquista di Roma. Lì ci hanno pensato i francesi a sparargli. Per farvi un'idea di come si è unificata l'Italia, a sinistra avete l'Italia del 1815, che ormai la conoscete fino alla nausea, con tutti i suoi stati più o meno dipendenti dall'Austria, soltanto tre indipendenti. Poi avete l'Italia del marzo del 60, in cui si era unificata una parte, quella dei plebisciti. I francesi volevano fermare Garibaldi perché avevano tutto l'interesse a che si mantenesse lo Stato Pontificio, perché storicamente la Francia è sempre stata schierata a difesa dello Stato Pontificio, a difesa del Papa, per ragioni molto lunghe da spiegare qua adesso, però erano storicamente alleati della Francia. In questa congiuntura, dal punto di vista strategico e diplomatico, in questa congiuntura particolare avevano ancora maggior convenienza difendere il Papa, perché un'Italia unificata sarebbe stata una concorrente dal punto di vista politico ed economico sui mercati internazionali della Francia. Se l'Italia rimaneva divisa a metà, con lo Stato Pontificio nel mezzo, è un'Italia meno forte, meno solida, una concorrente in meno. Il Piemonte ha cercato di fermare Garibaldi perché loro dicevano: abbiamo fatto la conquista della Lombardia grazie all'alleanza con la Francia, se adesso assaltiamo subito Roma rischiamo che i francesi ci facciano la guerra a noi. Avevano paura di ricevere una dichiarazione di guerra dai francesi, allora fermano Garibaldi. La parte in rosso di quella carta è il regno del Piemonte. Nel 15 era così, nel 60 ha conquistato la Lombardia e coi plebisciti ha fatto le annessioni del Granducato di Toscana e Parma Modena, 24 marzo del 60. Nell'ottobre del 60 parte la spedizione dei Mille, Garibaldi e Vittorio Emanuele si incontrano a Teano. Guardate il rosso come avanza su questa carta. In quella di destra è la dichiarazione del Regno d'Italia, 17 marzo 1861. E abbiamo la dichiarazione del Regno d'Italia. Come vedete, all'Italia manca ancora quasi l'intero Lazio, che rimaneva lo Stato Pontificio, dove rimaneva lo Stato della Chiesa. E come vedete c'era ancora da conquistare nel 61. Restava da conquistare il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, che erano ancora territori governati dagli austriaci. Nel 1866 c'è la terza guerra di indipendenza, dove questa volta il Piemonte non si allea con la Francia, ma per poter sconfiggere l'Austria si allea questa volta con la Prussia. Si allea con la Prussia perché la Prussia era disponibile a dichiarare guerra all'Austria. La Prussia stava attraverso una serie di guerre cercando di unificare gli stati tedeschi per formare la Germania, così come il Piemonte faceva la guerra per unificare gli stati italiani, la Prussia faceva la guerra per unificare gli stati tedeschi. Piemonte e Prussia si alleano contro l'Austria e il Piemonte riesce a riprendersi anche il Veneto con la terza guerra d'indipendenza. Ottobre del 66 c'è l'annessione del Veneto. Nel 70 approfittiamo del fatto che la Prussia sta facendo la guerra alla Francia per le regioni di confine, l'Alsazia e la Lorena, nella zona di confine tra la Francia e la Germania, dove c'è la popolazione anche di lingua tedesca. La Prussia rivendica l'annessione dell'Alsazia e la Lorena alla Germania. Cito quelle due regioni, Alsazia e Lorena, perché gli europei spenderanno milioni di vite per combattersene quelle regioni. Anche nella prima guerra mondiale saranno le regioni di confine quelle che daranno maggiori problemi, ma nel 70 approfittiamo il 20 settembre del fatto che i francesi siano occupati a fare la guerra con la Prussia e a perderla, la Francia subirà
una sconfitta terrificante nella guerra con la Prussia nel 1870, e ci sarà una strepitosa rivoluzione a Parigi quello stesso anno, che sperimenterà la prima forma di autogoverno popolare chiamata la Comune di Parigi. Allora, approfittiamo del fatto che la Francia è impegnata nella guerra con la Prussia e quindi non può difendere lo Stato Pontificio, e mandiamo i bersaglieri a conquistare Roma. La conquistiamo militarmente, Roma, prendiamo a cannonate una delle porte d'ingresso della città, che si chiama Porta Pia. Il 20 settembre i bersaglieri entrano in città, non incontrano quasi resistenza da parte dell'esercito papalino, e quindi Roma viene conquistata. Nel 71 diventerà capitale d'Italia, un anno dopo diventerà capitale d'Italia. Tutto questo ce l'avete sulla sintesi del foglietto. Nella geografia del paese, finalmente nel 70, vedete, l'Italia è completa. L'Italia è completa. Manca ancora il Trentino Alto Adige e parte del Friuli Venezia Giulia. Quelle rimarranno terre sotto il dominio degli austriaci, anzi, territori dell'impero austriaco, e l'Italia riuscirà ad ottenerli, fra l'altro li ottiene avendo anche di più di quello che gli spettava, quindi avendo delle annessioni territoriali in più, soltanto alla fine della Prima Guerra Mondiale, cioè nel 1918, quando crolla l'impero asburgico. Con la Prima Guerra Mondiale crollano tre imperi, non uno, tre grandi imperi vengono fatti a pezzi. Questo è il processo di unificazione. Finiamo il nostro percorso. Perché concludo con un bacio questo percorso? Perché è un altro dipinto dello stesso pittore che abbiamo visto all'inizio del percorso, Francesco Hayez, che aveva dipinto la meditazione, vi ricordate, le due signore? Sì. Vedo le tette, ve le ricordate di sicuro. Fa anche questo dipinto, è il 59, sono 9 anni dopo la meditazione. Perché è così importante questo dipinto? Cosa rappresenta? Che messaggio politico ci può essere dietro un bacio appassionante e romantico tra due giovani in piedi di una scala? Che messaggio ci può essere del Risorgimento lì dietro? Secondo voi sta entrando o sta uscendo? Sta uscendo, se ne sta andando via. È un bersagliere, no, non è un bersagliere, però c'ha un cappello strano. Poteva essere, non c'è scritto da nessuna parte, nei commenti che farà un poeta dell'epoca quando viene esposto per la prima volta al quadro, verrà chiamato non solo il bacio, ma il bacio. Ma è stato esposto quasi per molto tempo, nel 1950, esatto, nel 2001, perché era uno dei simboli del Risorgimento. Venne anche chiamato il bacio del volontario, venne anche chiamato, perché il Risorgimento l'ha fatto da guerriglieri anche, non soltanto da eserciti formali con le uniformi, fatto anche da molti volontari, da molti patrioti. Questo sembrava il bacio di un volontario che partiva per la guerra. E guardate, c'è un altro dipinto con cui chiudiamo il nostro percorso, che viene dipinto 3 anni dopo quello di Hayez. Che cosa notate in questo dipinto? Che cosa notate di particolare in questo dipinto? C'è qualcosa che vi richiama qualche idea particolare? Sì, possiamo guardare i dettagli per trovare qualche particolare. Facciamo la caccia ai dettagli. Siamo dei detective, facciamo la caccia ai dettagli. Notate qualcosa di particolare nei dettagli? Ha un'espressione... Allora, il titolo è Triste Presentimento. Ha un'espressione triste. Ora, della tristezza della signora ci preoccupiamo fino a un certo punto. Del letto disfatto ci interessa poco. Vogliamo osservare i dettagli. Dettagli. C'è il quadro che c'era prima. Eccolo. Lui, grande detective. Puoi dirlo anche agli altri compagni? Appeso sulla parete che cosa c'è? C'è il quadro che c'era prima. Appeso sulla parete c'è il quadro di Hayez, c'è il bacio. Il bacio è appeso sulla parete. E riconoscete questo signore qua chi è? Il quadro è particolarmente interessante, magari non particolarmente bello, ma sicuramente particolarmente interessante. Non ha lo stesso impatto che ha il bacio di Hayez, ovviamente. Però ci dice, ci dà moltissime informazioni. È stato dipinto 3 anni dopo. Il quadro di Hayez ha avuto un successo straordinario. È diventato un best seller della pittura praticamente, ma veniva esposto e veniva stampato e ristampato, tanto è vero che è diventato un poster nella casa di una persona, viene appeso alla parete, qualcuno appende il poster di Che Guevara e altri appendono quello degli SDC o dei Clash, poco mi importa, loro appendevano. Allora, questo quadro ci dà delle informazioni molto interessanti. Nella nicchia del muro c'è un busto di Garibaldi, che era diventato un eroe dell'epoca, e siamo soltanto nel 1862, cioè 2 anni dopo la spedizione dei Mille. Roma era ancora da conquistare e Garibaldi era considerato un guerrigliero rivoluzionario, un guerrigliero rivoluzionario.
ma sulla parete c'è il quadro di Heinz, c'è il falco, il basso del volontario, che ha avuto un successo straordinario. Lei è particolarmente triste, ha un triste presentimento. Chissà, forse anche il suo compagno, marito, sposo è partito per qualche guerra e sta aspettando che ritorni. Ha un presentimento che forse non tornerà o forse tornerà. Ci interessano almeno questi due dettagli del quadro, cioè il busto di Garibaldi e il poster del quadro di Heinz appeso, per capire quanto fosse importante, per esempio anche per la gente comune, la pittura dell'epoca come mezzo di comunicazione, ma anche di comunicazione politica.